c'è bisogno di competenza e qui ci troviamo in una struttura d'eccellenza. Visto che ci lamentiamo sempre, le cose virtuose bisogna indicarle, ricordarle, sia nella struttura sia nell'eccellenza, diciamo, delle prestazioni. Non basta per guarire la competenza, c'è bisogno di umanità. Questa è una testimonianza che San Giuseppe Moscati ha portato avanti nella sua professione. Senta, lei guarda sempre al bello, l'invito a guardare in alto, c'è del bello anche nel dolore, nella malattia? Beh, innanzitutto il dolore è un elemento di vita. Faccio riferimento a quei cancri senza sintomi, asintomatici, che si scoprono quando sono già esplosi. Cioè è un esempio in negativo di una malattia dove il dolore è assente. Quindi il dolore diventa un campanello d'allarme, un segno di vita. No, noi normalmente lo percepiamo sempre solo in negativo. In realtà sentir dolore è sentirsi vivi. Ecco. C'è stata anche una lezione, forse arrivata al Vescovo e a tutti noi, da parte di questo signore durante la messa, che insomma con un gesto ha detto tutto. Sì, cioè vedere una persona ammalata in carrozzella, mettersi in ginocchio, per me è stata una grande lezione, anche per me.